Il turno preliminare di Coppa Italia. Dilettanti sorride alla San Benedettese che la spunta sul Chieti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. La Samb brinda alla prima vittoria stagionale. Nel prossimo turno affronterà la vincente di Porto d'Ascoli, Leo Notaresco. Spazio alle seconde linee per entrambi i tecnici. Mister Lucarelli non abdica dal 3-5-2 ma stravolge completamente i protagonisti affidandosi in porta a Matteo Forti, uno dei protagonisti della promozione in quarta serie nella passata stagione. A centrocampo, prima da titolare per l'ex Vasto Girardi, Francesco Mele. In avanti spazio all'insolita coppia Baldé-Sapone. Non c'è Rodia infortunato, il quale salterà certamente gli incontri contro Castelfidardo e Vastese. Così come annunciato Donati, per lui già decisivi i prossimi impegni per salvare la panchina, lascia a casa diversi titolari, ad eccezione di Mendicino in campo dal primo minuto, con lui in avanti Cum, Lisi e Travallini che agisce da trequartista. I primi a farsi vedere sono i padroni di casa al sesto minuto. Bene Pietrantonio sulla sinistra, il cross in mezzo finisce poi al limite dell'area dove Mele si coordina, ma la conclusione forte manca però di precisione e Bruno mette in corner. La risposta rossoblu arriva su azione di ripartenza. Impreparata la difesa nero-verde con Isacco in verticale che trova libero Mendicino. L'attaccante ex Lazio fa la scelta giusta nel servire Cum che ha sui piedi un rigore in movimento, ma l'errore del numero 7 è colossale. Sul proseguo dell'azione lo stesso Cum non riesce a fermare la corsa franando sul palo e la sua partita termina qui. Al suo posto entra Peroni. L'ex Matelica si rende subito protagonista di un episodio in area di rigore quando con una gancio volante riesce a deludere la marcatura di Pietrantonio che lo atterra. Per il direttore di gara Cevenini di Siena si può proseguire. Il Chieti prova a riaffacciarsi dalle parti di Bruno con una delle poche accelerazioni di Baldé che riesce a trovare uno spazio tra le maglie della difesa ospite, ma il suo tiro da posizione defilata trova solo l'esterno della rete. Dall'altra parte ancora grandi paraterie lasciate aperte dai difensori del Chieti, così ad approfittarne ancora una volta Mendicino, ma Peroni da pochi metri in precario equilibrio sparacchia alto sulla traversa. La partita non offre degli spunti particolari a parte tantissimi errori tecnici da entrambe le parti. L'episodio che però sblocca la contesa arriva poco prima del finale di prima frazione. Calcio di punizione dalla sinistra di Lisi in aria che trova la deviazione sfortunata di Dondoni con la sfera che trova una traiettoria beffarda su cui Forti non può nulla. La ripresa si apre al piccolo trotto per entrambe le squadre che provano a centellinare le forze in vista dei prossimi impegni. Il Chieti però ha un sussulto intorno al quarto d'ora quando Baldé in progressione solitaria trova il contatto in area di rigore con Lorenzoni. Per Ceverini nessun dubbio questa volta ed assegna la massima punizione. Ad incaricarsi della battuta il classe 2000 Sapone che realizza con una conclusione forte sotto il 7. Grande gioia per l'ex attaccante dell'Agnolese che brinda nel migliore dei modi alla sua prima assoluta con il Chieti. Ancora un'amnesia però difensiva potrebbe costare caro al Chieti pochi minuti più tardi. Troppo ampio lo spazio lasciato sulla sinistra dai neroverdi, pallone che arriva in aria ma prima Travallini e poi Lisi in rovesciata non riescono ad abbattere il muro eretto dalla difesa in ripiegamento. Tremano ancora i teatini al 40esimo, Lisi illumina per Lorenzoni con la difesa colpevolmente ferma a guardare un giocatore rossoblu a terra, ma il tiro del centrocampista è una via di mezzo tra un pallonetto ed un passaggio al portiere. Ai calci di rigore la spunta la San Benedettese grazie alle realizzazioni di Mendicino, Sirocchi, Sacco e Lisi che regala il passaggio del turno ai rossoblu. Mentre per il Chieti fatale gli errori dagli 11 metri di Sapone e Viskovic. Chieti che esce comunque tra gli applausi dei pochi tifosi presenti all'Angelini, ma la mente è già la sfida interna contro il Castelfidardo di domenica.